Bene, allora nuovamente benvenuti. Io volevo proseguire la lezione dell'altra volta appunto per le implicazioni che ebbe naturalmente il rapimento e l'omicidio di Matteotti. Vedremo oggi come andranno a finire le cose. Anche perché così andando a cercare un po', anche per capire che cosa era successo, effettivamente viene fuori un quadro abbastanza interessante, anche perché si capisce come chi ha il potere riesce a diciamo, coprire tutto in modo anche legale. Allora, io partirei proprio dal perché dico questo? Perché alla fin fine coloro che furono i mandanti e gli esecutori materiali del rapimento del delitto di fatto non pagarono, se non nel secondo dopoguerra in parte, e appunto era quello di cui volevo parlarvi oggi. Allora, noi eravamo rimasti con i risultati del processo. Il processo che si era tenuto a Chieti, lontano da Roma, cioè il regime non è che avesse paura di farlo a Roma, ma diciamo se non altro per, diciamo, per i riflessi che avrebbe avuto sulla stampa internazionale, quindi c'era una ragione, quella di portarlo un po' fuori dall'attenzione internazionale. Avevamo visto che i giudici istruttori subito dopo il rapimento e anche dopo il ritrovamento del cadavere, avevano individuato sia gli esecutori che i mandanti del delitto. E abbiamo visto già l'altra volta che alcuni, i mandanti, erano usciti immediatamente dal processo, perché il capo della polizia, Emilio De Bono, che era uno dei mandanti individuato come uno dei mandanti, essendo un senatore, prima di avere, come avviene del resto oggi, prima di poter processare un deputato, bisogna chiedere l'autorizzazione al Parlamento e essendo senatore, diciamo, il Senato che aveva questa facoltà di riunirsi in tribunale lo aveva scagionato, quindi lo aveva assolto pur per insufficienza di prove. Quindi diciamo, Emilio De Bono viene immediatamente, esce immediatamente dall'inchiesta. Ed escono anche dall'inchiesta gli altri mandanti, che erano, se vi ricordate, diciamo, i capi di quella che veniva chiamata la CECA, questa diciamo, organizzazione segreta del partito, che con i finanziamenti del partito e del Ministero degli Interni aveva il compito di eliminare gli avversari del regime. Quindi erano usciti dal processo Giovanni Marinelli, che era il segretario amministrativo del Partito Fascista, che era il finanziatore anche di questa CECA, ed era uscito dal processo anche Cesare Rossi, che era un po' il capo operativo di questa CECA. Ed erano usciti perché, se vi ricordate, i giudici istruttori, che li avevano indicati come mandanti, erano stati promossi, trasferiti, e al loro posto era arrivato questo nuovo giudice istruttore, che era il genero del segretario nazionale del Partito Fascista e che di fatto li aveva diciamo, accusati come mandanti. Però in base alla legge che concedeva l'amnistia per 4 anni a coloro che erano imputati di delitti di carattere politico, questi due erano di fatto usciti dal processo. Per cui al processo di Chieti vanno solamente, se vi ricordate, gli esecutori, quindi Dumini, che era il capo del gruppo, e gli altri quattro che eseguirono il rapimento e anche uccisero Matteotti.
Abbiamo visto che il processo di Chieti si conclude con la condanna per questi 5 anni di carcere, ma immediatamente concluso il processo tutti e 5 escono dal carcere, perché sempre in base a questa legge sull'amnistia per i delitti politici, che concedeva 4 anni, di fatto erano stati arrestati nel 24 a conclusione del processo, che era del 26, in pratica avevano passato in attesa di giudizio 1 anno e mezzo in carcere, quindi escono dal carcere. Ecco, quello che volevo raccontarvi oggi è che fine fanno questi mandanti e anche questi esecutori, che si trovano tutti quanti liberi. Naturalmente il regime ricompensa tutte queste persone. Allora, giusto per avere sotto mano, scusatemi, per avere sotto mano anche i volti, i visi di quelli che erano stati i protagonisti di questa vicenda, vi faccio vedere alcune foto che si riferiscono appunto ai protagonisti di questa vicenda. Ecco, immagino che voi vediate l'articolo del Corriere della Sera che diciamo dà notizia del processo di Chieti, infatti vedete Chieti 15 marzo, per l'uccisione di Matteotti. Eccolo, il primo, come vi dicevo, il primo che esce dal processo è Emilio De Bono, che è questo in primo piano, il quale era stato uno dei quadrumviri che aveva guidato la marcia su Roma, e era diventato il capo della polizia, però Mussolini, in seguito proprio appunto al delitto Matteotti, lo aveva destituito dall'incarico, e immediatamente De Bono viene nominato governatore della Tripolitania, quindi viene mandato in Africa. L'incarico durerà fino per alcuni anni, poi diventerà addirittura ministro delle colonie. De Bono sarà uno degli artefici, assieme a Badoglio e a Graziani, due generali, colui che si renderà responsabile della deportazione in Libia di circa 100.000 civili della Cirenaica, che verranno trasferiti dalla Cirenaica nel deserto della Sirte, rinchiusi in speciali campi di concentramento, dove si calcola che siano stati circa 30-40.000 coloro che morirono appunto per le difficili condizioni di vita in cui si vennero a trovare, soprattutto quindi anziani, bambini, cioè quelli un po' meno forti. Proprio per dire appunto che diciamo, anche noi italiani, diciamo, la storia di italiani per la gente effettivamente non è proprio una storia adatta. De Bono poi passò in Eritrea, e sarà lui a capo di un'armata che entrerà in Etiopia, quindi anche sarà uno dei protagonisti della guerra d'Etiopia del 36. Eccolo qui, proprio mentre si apprestano proprio a entrare in Etiopia. De Bono non farà una bella fine, perché De Bono sarà sempre membro del Gran Consiglio del Fascismo, però il 25 di luglio del 43 alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, assieme a Grandi e agli altri, votò un ordine del giorno contro Mussolini, che sarà l'ordine del giorno che permetterà al re di destituire Mussolini, di arrestarlo e quindi di sostituirlo con il generale capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, Badoglio.
Nel quale, quando poi dopo Mussolini costituirà la Repubblica Sociale Italiana, nel gennaio del 1944 verrà fatto il processo a Verona, in cui verranno processati tutti i fascisti del Gran Consiglio del Fascismo che avevano votato contro l'ordine del giorno Mussolini. E quindi verranno condannati tutti quanti alla fucilazione. Infatti, se notate l'articolo del Corriere della Sera, si parla appunto di De Bono, Ciano, Gottardi, Marinelli, eccetera, che verranno condannati dal Tribunale di Verona e fucilati. Quindi, diciamo, De Bono farà questa fine, cioè verrà ucciso dai fascisti della Repubblica Sociale, quindi. Condannato a morte appunto dai giudici che giudicarono il comportamento di coloro che votarono contro l'ordine del giorno, cioè contro Mussolini e votarono a favore dell'ordine del giorno Grandi. Questo è Giovanni Marinelli, che all'epoca era il segretario amministrativo del Partito Fascista, era quello che finanziava la CECA. Anche lui, diciamo, lui verrà arrestato per un periodo, però, diciamo, ritornato in libertà, riprenderà il suo incarico di segretario amministrativo del Partito Fascista, sarà deputato al Parlamento italiano fino al crollo del regime. Sarà membro del Gran Consiglio del Fascismo e anche lui farà la stessa fine di De Bono. Questa è una foto che ritrae alcuni degli imputati al processo di Verona. Questo signore qui con le mani sulla testa è proprio De Bono e Marinelli è quello diciamo in seconda fila. E in prima fila, in primo piano c'è Ciano, quindi il genero di Mussolini. Tutti verranno condannati appunto alla fucilazione e quindi anche Marinelli verrà ucciso nel gennaio, febbraio del 44 in seguito alla sentenza del Tribunale di Verona. Qui c'è una foto che ritrae appunto i condannati e diciamo il drappello che li fucila. Quindi entrambi, diciamo, due dei mandanti, quindi De Bono e Marinelli, verranno uccisi diciamo, dai fascisti della Repubblica Sociale Italiana. Il terzo, diciamo, mandante esecutore, eccolo, questo è Amerigo Dumini, era quello che aveva organizzato la squadra che aveva materialmente compiuto il rapimento e anche il delitto. Ecco, lui, quando esce dal carcere, appunto, grazie a questo, alla possibilità questo sconto di pena di 4 anni che gli venne dato, uscirà subito, sì, finito il processo di Chieti, e inizierà la sua, diciamo, storia di ricattatore, perché la prima cosa che fece Dumini sarà quella di andare direttamente da Mussolini per chiedere un compenso per quello che aveva fatto. Io non so se vi avevo già detto, ma Dumini, ma l'avevo detto l'anno scorso, Dumini era intanto era nato negli Stati Uniti, lui era di St. Louis, era nato da genitore, il padre era italiano, la madre era inglese. E sì, era tornato in Italia con i genitori, aveva fatto la prima guerra mondiale e era diventato uno dei capi delle squadre d'azione toscane. E nel 22, 21, non ricordo l'anno di precisione, non mi ricordo, 21-22, lui è il protagonista dei fatti di Sarzana. Probabilmente vi ricordate l'anno scorso perché che cosa era successo? A Sarzana erano stati messi in carcere alcuni comandanti,
alcuni capi delle squadre fasciste toscane accusati di omicidio in attesa di processo. E Dumini, proprio alla testa di un centinaio di fascisti toscani, si reca a Sarzana, quindi in Liguria, con l'intenzione di liberare con le armi coloro che erano stati arrestati. E però quando scendono dal treno in stazione a Sarzana, vengono bloccati praticamente da un drappello di carabinieri, una decina di carabinieri che impongono ai fascisti di ritirarsi, e lì c'è qualcuno che spara qualche colpo di pistola, i carabinieri reagiscono, sparano a loro volta e mettono in fuga i fascisti che conteranno allora una quindicina di morti. E questo episodio diventerà entrato nella storia nazionale, in quanto stava a dimostrare un po' che prima della marcia su Roma, se lo Stato avesse reagito con la forza di cui poteva disporre, certamente le squadre d'azione non ci sarebbe stata la marcia su Roma, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, stava a dimostrare questo episodio che se lo Stato voleva porre fine alla violenza, aveva le forze e la possibilità di poterlo fare. Ebbene, Dumini esce dal carcere dopo il processo di Chieti e va direttamente da Mussolini, siccome era un vecchio squadrista, ci va con la pistola, minaccia Mussolini che se non vengono incontro alle sue esigenze era disposto a tutto, tanto che in quella circostanza viene arrestato, quindi Dumini viene arrestato e 14 è condannato a 14 mesi di carcere appunto per minacce nei confronti del capo del governo. Quindi torna in carcere proprio per questa ragione. Però dopo viene graziato e diciamo il regime si sbarazza di lui, anche lui lo mandano in Somalia con una rendita, però anche lì si dedica a traffici poco leciti, per cui viene addirittura arrestato in Somalia, rispedito in Italia e condannato a 5 anni di confino, quindi viene condannato dal regime fascista. E quando esce però dal confino, annuncia di aver scritto un proprio memorandum, un proprio racconto dei fatti e di aver consegnato questo manoscritto a alcuni notai texani, eccolo, per cui si rivolge, diciamo, a notai americani. Quindi riprende questa sua attività ricattatoria, quindi viene nuovamente ricompensato e inviato in Cirenaica questa volta, quindi va in Libia. In Libia rimane, quindi svolge un'attività commerciale. Quando arriveranno gli inglesi in Libia, verrà catturato dagli inglesi perché verrà accusato di svolgere attività di spionaggio. Siamo già nel 41, l'Italia ha perso una buona fetta di Libia in quell'anno e viene dagli inglesi condannato a morte, fucilato assieme ad altri. Però di fatto viene solamente leggermente ferito, non ci si accorge che è ancora in vita e riesce a farla franca e rientra in Italia. Quando ancora l'Italia non era ancora stata del tutto liberata e ritorna a Firenze. A Firenze riprende un'attività commerciale proprio con gli anglo-americani e quindi svolge questa sua attività fino a che subito alla fine della guerra verrà arrestato
dalla polizia italiana e viene arrestato proprio perché verrà ripreso il processo nel secondo dopoguerra, ma processo di cui parleremo dopo. Gli altri, diciamo, autori materiali vengono tutti quanti sistemati. Giuseppe Viola, che era uno dei quattro, degli altri quattro, era di Milano, mette in piedi una fruttuosa attività edilizia, si arricchisce anche. Albino Volpi, che era un pluripregiudicato ed era quello che materialmente aveva ucciso Matteotti, perché quando rapiscono Matteotti, Matteotti cerca di vincolarsi, urla, si agita, per cui lo carica una forza in macchina e siccome non riuscivano a controllarlo, sarà questo Giuseppe Viola che lo colpirà con alcuni colpi di coltello. È interessante questo personaggio, tristemente interessante, perché assieme ad un altro della squadra venivano chiamati i Caimani del Piave, perché durante la prima guerra mondiale Viola apparteneva a un reparto di militare italiano che quando c'erano appunto delle offensive, quando bisognava eliminare qualcuno, venivano mandati in avanscoperta e il loro compito era quello di eliminare le guardie austriache e quindi usando appunto l'arma bianca, quindi i coltelli per non farsi sentire. Quindi questo Albino Volpi, che era quello che materialmente aveva ucciso Matteotti, si dà al commercio ortofrutticolo e quindi anche al recupero crediti e lavoro che si dice facesse anche senza rinunciare ai vecchi metodi della violenza. L'autista era un Augusto Malacria, era un ex ufficiale della Prima Guerra Mondiale. Che era, diciamo, aveva avuto dei problemi in quanto era indagato per non aver pagato le tasse, per alcuni reati di questo genere. Ecco, anche lui viene, diciamo, ripagato e viene assunto nel Ministero delle Colonie. Amleto Poveromo, anche lui lo si cerca di sistemare, però era uno che parlava troppo apertamente di questo rapimento di Matteotti, e quindi per liberarsene viene spedito in Eritrea, dove metterà in piedi, con l'aiuto sempre dello Stato, una ditta di trasporti. Quindi, diciamo, gli autori materiali verranno in certo qual modo compensati in questo modo. Rimangono ancora due personaggi che avranno, diciamo, una storia diversa. Entrambi avevano scritto, prima di essere arrestati, se vi ricordate, due memoriali. Cesare Rossi, che era, diciamo, il capo della CECA, il capo operativo della CECA, chiamiamola così, che aveva scritto questo memoriale in cui diceva chiaramente che i mandanti dell'omicidio erano stati era stato Mussolini e Marinelli, quindi il segretario amministrativo del Partito Fascista. Era uscito, come abbiamo visto, presto dall'inchiesta e era immediatamente scappato in Francia proprio perché aveva paura di essere, diciamo, sì, di essere picchiato, ucciso. Scusate, eccolo qua, questo è Cesare Rossi. Quindi lui scappa in Francia.
Questo qui, che invece io non ho trovato la foto, ma sto parlando di Filippo Filippelli, che era il direttore di questo giornale, Corriere Italiano, era un giornale di Roma, ed era quello che aveva preso in affitto la macchina usata per il rapimento. Praticamente fu il primo indagato, il primo che fu arrestato, proprio perché si venne a sapere immediatamente che la macchina era stata noleggiata proprio da questo Filippo Filippelli. Quindi lui è andato in carcere. Anche lui aveva scritto un suo memorandum, un suo scritto, che era stato pubblicato anche su un giornale antifascista fiorentino. Anche il memoriale di Cesare Rossi era stato pubblicato, se vi ricordate, dal giornale di Giovanni Amendola, Il Mondo, il settimanale del mondo. Quindi praticamente questi due avevano pubblicato due memoriali in cui si accusava apertamente Mussolini di essere il mandante. Allora Filippo Filippelli ovviamente viene espulso dal partito, però cerca di ingraziarsi al regime. Filippo Filippelli era stato, ecco questo qui è Arnaldo Mussolini, il fratello del Duce. E lui era, Arnaldo Mussolini era il direttore del giornale, organo del Partito Nazionale Fascista, Il Popolo d'Italia, e appunto Filippo Filippelli era il suo segretario. Quindi Filippo Filippelli era stato segretario di Arnaldo Mussolini, poi dopo aveva messo aperto anche questo giornale. Quindi era uno implicato anche perché sapeva molto di questa vicenda legata, se vi ricordate, alla concessione data a questa multinazionale americana del petrolio, e sembrava che appunto delle mazzette fossero arrivate proprio al partito fascista tramite il fratello del Duce, quindi Arnaldo Mussolini, che era il direttore del giornale nazionale Partito Fascista, e di cui in quel momento appunto questo Filippo Filippelli era il segretario. Per cui Filippo Filippelli, espulso dal partito, vuole ingraziarsi nuovamente al partito, si riavvicina al partito e di fatto accetta di lavorare per la polizia politica. E Filippo Filippelli, che si manteneva in contatti con questo Cesare Rossi, praticamente con uno stratagemma riesce a incontrarsi con Cesare Rossi a Campione d'Italia, cioè fa arrivare dalla Francia Cesare Rossi a Campione d'Italia. Campione d'Italia, questo piccolo paesino che è una exclave italiana, si trova tutta in territorio svizzero. Quindi Rossi si incontra con Filippelli a Campione d'Italia, ma lì viene arrestato, portato in Italia e mandato sotto processo, e viene condannato dal Tribunale Speciale di cui parleremo oggi, dal Tribunale Speciale, e viene condannato a 30 anni di carcere. E infatti questa qui è una scheda molto sbiadita, non si riesce a vedere bene, proprio indica Rossi, è la scheda con la sua foto che veniva fatta in caso di arresto, e quindi lui praticamente verrà incarcerato. E nel 1940 uscirà dal carcere, ma verrà inviato al confino, per cui praticamente viene arrestato nel 1928 con questo stratagemma e rimane in carcere fino al crollo del regime. Infatti uscirà dal confino solamente nell'agosto del 1943, dopodiché si estranerà completamente, cercherà di nascondersi e non si saprà nulla
della sua vita pubblica, insomma, in quanto cercherà di nascondersi. Filippo Filippelli, continuerà quindi la sua azione di spionaggio, perché verrà e si trasferirà in Belgio e lì svolgerà attività come infiltrato nelle organizzazioni antifasciste italiane che operavano in Belgio. Era scappato in Belgio, a dirlo il vero, bisogna raccontarlo anche questo, perché aveva messo in piedi era andato a lavorare come dirigente in un'azienda, lì era stato condannato per furto, quindi si era messo in un'altra impresa amministrativa, era stato condannato per bancarotta fraudolenta, ma prima della condanna era riuscito a scappare in Belgio e lì appunto continua questa sua attività a favore della polizia fascista, proprio appunto per evitare di tornare in carcere. Questa è la sentenza di Chieti, che appunto riguardava qui solamente i primi tre, Dumini, Volpi e Viola, gli altri nelle altre pagine successive, e sono quelli che verranno condannati nel 26. Quindi in pratica tutti coloro che parteciparono a questo episodio furono in certo qual modo ricompensati. Naturalmente De Bono e Marinelli verranno poi dopo uccisi dal regime stesso, ma tutti quanti ebbero una ricompensa, ad eccezione di questo Cesare Rossi, che invece scontò anche durante il regime fascista carcere e confino. Nel secondo dopoguerra, eccolo, nel novembre del 46 viene rifatto il processo Matteotti. Questo è un personaggio che conosciamo, è il segretario, il capo del fascismo triestino, Francesco Giunta, quello che aveva messo in piedi le squadre d'azione nel 19-20, quello che, come avevamo già detto, aveva portato a termine anche l'assalto all'Hotel Balkan, quindi un personaggio di primo piano, che nel 1923 era stato eletto segretario nazionale del Partito Fascista ed era quello che aveva ideato e messo in piedi questa famosa ceca che aveva questi compiti di eliminare i nemici del regime. Ecco, lui viene processato, però viene assolto in quanto non responsabile e non colpevole dei fatti. In quanto lui aveva semplicemente, non era più al momento dell'omicidio e del rapimento, ma non era più il segretario del Partito Nazionale Fascista. Cesare Rossi, nuovamente, quello che aveva scontato carcere e confino durante il regime, quello che era il capo operativo della ceca, viene assolto per insufficienza di prove, quindi nel secondo dopoguerra viene assolto. Assieme a lui, ecco, metto sempre la foto del Corriere Italiano, ma dovete pensare che dietro a lui c'è Filippo Filippelli, colui che aveva noleggiato la macchina, che è contumace, quindi non è, in quanto di lui si erano perse un po' le tracce, e viene prosciolto per favoreggiamento e sequestro di persone. Cioè, la sua imputazione era quella di aver favorito un sequestro di persone, e lui viene praticamente prosciolto per amnistia da ogni accusa. Eccolo, Dumini. Dumini naturalmente viene quindi il capo dell'operazione.
viene condannato a 30 anni di carcere. Viene condannato a 30 anni di carcere, viene messo in carcere in quanto responsabile dei fatti. Però, eccolo qui, Amerigo Dubini scriverà poi dopo anche un libro, rimarrà in carcere fino al 1956 quando verrà graziato, lui viene graziato, esce dal carcere, quindi entra in carcere nel 1946, esce nel 1956 e qui lo si nota appunto negli anni 60 perché si trasferisce a Roma. Si iscriverà al movimento sociale, svolgerà attività politica in quel partito e morirà circa 10 anni dopo essere stato liberato, quindi nel 67, a 73 anni. Quindi Dumini verrà condannato e farà di fatto circa 10 anni di carcere nel secondo dopoguerra. Gli altri naturalmente non poterono essere condannati, giudicati né Emilio De Bono né Marinelli che erano stati uccisi, però verrà accusato e quindi condannato l'unico che era ancora rimasto in vita, Pover'Omo. Pover'Omo era quello che diciamo, era uno dei quattro che aveva, uno dei cinque che aveva partecipato al rapimento, era stato ripagato dal regime mandandolo in Africa, era quello che parlava un po' troppo sostanzialmente, e lui viene condannato al carcere, anche lui a 30 anni, e morirà proprio in carcere, lui muore nel 1953. In carcere a Parma, viene in carcere a Parma. Non viene, non può essere processato l'assassino materiale Albino Volpi, perché Albino Volpi era morto nel 1939 e quindi in pratica, diciamo, in vita si trovavano solamente due degli esecutori materiali del rapimento e dell'uccisione e due dei mandanti, quindi Filippo Filippelli e Cesare Rossi, che vengono, diciamo, amnistiati e vengono assolti per insufficienza di prove, e due degli esecutori materiali che vengono condannati a 30 anni, uno muore in carcere e l'altro. Appunto, il capo Dumini uscirà dal carcere dopo 10 anni. Ecco. Ecco, questa è la vicenda che si conclude nel secondo dopoguerra. Quindi adesso forse è un po' più chiaro perché di com'era, è un po' complessa la cosa. Comunque, diciamo, mandanti, autori materiali vennero in epoca fascista scagionati subito, solo alcuni, diciamo, fecero un anno e mezzo di carcere, che era il carcere preventivo in attesa di giudizio. Dopodiché tutti uscirono dal carcere, tutti ebbero più o meno delle ricompense più o meno importanti. Due però, De Bono e Marinelli, verranno uccisi dallo stesso regime al processo di Verona per aver votato contro Mussolini al Gran Consiglio del Fascismo. E gli altri due, quindi Pover'Omo e Dumini, verranno invece processati nel secondo dopoguerra e condannati, uno muore in carcere e l'altro dopo 10 anni di carcere. Quindi la vicenda si conclude e quindi praticamente il regime, diciamo, riesce, grazie alla possibilità che aveva di poter operare, già fin da subito a chiudere la vicenda, perché Matteotti viene rapito e ucciso nel 24, nel 26 si chiude il processo di Chieti, quindi praticamente la vicenda viene chiusa completamente.